Buonasera e bentrovati ad Asset Management, la trasmissione delle fonti TV dedicata al mondo del risparmio, gestito e collegata all'omonima rivista diretta da Angela Maria Scullica. E vengo subito all'argomento di questa puntata, l'investimento in arte e il ruolo dell'Art Advisory. E come sempre vi presento i miei ospiti, alla mia sinistra Marina Pizziolo, fondatrice e direttore di Arra Consulting. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Debutto per tutte e due a questa trasmissione. Alla mia destra saluto Maria Cristina Ragazzoni, responsabile Art Advisory di Banca Letti del gruppo Banco BPM. Anche buonasera. Lei un benvenuto. Insomma, grazie. Abbiamo voluto così un po' una novità, insomma, affrontare l'argomento dell'arte, il mercato dell'arte e anche l'investimento, perché dentro i portafogli di un certo patrimonio del private banking c'è anche la voce dell'arte. Allora io partirei subito dando la parola alla dottoressa Pizziolo un po' sui trend del mercato dell'arte. Allora, come sta andando questo mercato? Innanzitutto il grande spostamento che c'è stato è quello verso l'arte contemporanea. Questo ha praticamente rivoluzionato quello che era il collezionare, perché il collezionare prima significava avere un contatto diretto con gli artisti, avvicinarsi soprattutto agli artisti delle scuole regionali o nazionali o comunque agli artisti locali. Ovviamente spostandosi questa sull'arte contemporanea e internazionale, il discorso è cambiato completamente. Ora il collezionista, sicuramente il trend dominante è quello dell'arte contemporanea internazionale, proprio perché i valori seguono purtroppo una grande imposizione del mercato. Stiamo assistendo a una sorta di capovolgimento. Da sempre l'arte era fatta dai curatori, era fatta dall'apparato museale, era l'investitura culturale. Ora è il mercato che praticamente investe gli artisti. È un doppio gioco che presenta parecchi rischi, soprattutto per i collezionisti. Il mercato in qualche modo produce, come si produce nella musica e in altri settori, l'artista che poi sarà più quotato? Sì, sì. È diventato molto autoriale, quindi con e autoreferenziale. E autoreferenziale. Concordo pienamente. Ma la meritocrazia dell'artista c'è, però, perché sennò. Questo è un discorso molto delicato, perché innanzitutto non esiste più una meritocrazia post mortem. Eravamo abituati a questo, l'artista diventava famoso dopo morte. Infatti si diceva sempre l'artista è morto povero. Certo, poi c'era questo mito della. Gli artisti ora sono ricchi da giovani, quelli importanti hanno avuto un trend rapidissimo e si sono affermati in tempi veramente quando erano giovanissimi, per non parlare poi di queste morti precoci e particolari. Basquiat è un esempio su tutti, con questi vertici incredibili che sicuramente sono frutto di manipolazione. Ma è l'America che tira il mercato più dell'Europa oppure crescente la Cina? Sì, direi che la Cina è diventata in pochissimi anni, è passata da uno sguardo lanciato sull'Occidente, eravamo noi a esportare i valori, adesso sono i cinesi che inondano il mercato con quindi i loro anche artisti. Nell'arte, ormai non ci hanno lasciato quasi più. Diciamo che il mercato va dove ci sono i soldi, evidentemente, quindi essendo che comunque la Cina è un paese di non più di nuovi ricchi, ma di un numero crescente di persone che hanno disponibilità economiche, quindi cominciano ad investire anche sull'arte. Ed è per questo motivo che evidentemente il mercato si è espanso tantissimo anche lì, privilegiando gli artisti locali, gli artisti di provenienza cinese. Poi è ovvio che il collezionista italiano, londinese, americano prevederà sicuramente qualche artista cinese nella sua collezione, ma continuerà con gli artisti occidentali, comunque avrà un focus sugli artisti occidentali, ma non possiamo dimenticare il peso economico delle nazioni emergenti. Ma ci sono anche artisti cinesi che oggi sul mercato valgono quanto di più di artisti americani, europei? Ah, sì, assolutamente. Basta fare un esempio che il grande pubblico conosce, Ai Weiwei, questo artista che è passato dalla dissidenza a una predominanza di mercato, anche con un discorso sempre abbastanza sofisticato e corrosivo, e comunque ha saputo raggiungere dei vertici di quotazione importanti. Ecco, si dice sempre che insomma il fai da te è difficile andare a comprare azioni in borsa, ma mi pare di capire che è difficile anche in questo mercato. Direi il fai da te forse è sconsigliato di più, ancora di più perché mentre un'azione, se posso dire, un'azione è un'azione, ha un valore, ha un mercato fluttuante, ma è quella. Se compri un'azione della Pirelli,
sei sicuro che è un'azione da Pirelli. Qui se compri qualcosa c'è tutto il discorso dell'autenticità. Si può comprare qualche crosta, come si definisce? Purtroppo quello dell'autenticità è un problema gravissimo, gravissimo, che investe anche i musei. Ah, persino i musei, anche i musei possono anche, a volte... Sì, sì, molte volte. Ci sono delle notizie molto recenti, anche recenti. di intere collezioni esposte in mostra che sono state sequestrate come false, sì, o infatti, è stata sì. contestata fortemente l'autenticità. Quindi sì, ci sono, anche perché ci sono evidentemente qui problemi di quelle spinte commerciali, quelle spinte di vari settori di un mercato che tutto sommato non è poi così trasparente, che portano a privilegiare evidentemente certe scelte che non sono dettate solo dalla conoscenza, dall'esperienza, come era tempo fa. Ecco, ma allora vediamo un po' quali possono essere le strategie di investimento in questo mercato, come si può costruire la collezione. Ecco, le volevo chiedere, voi diciamo come società, come Art Consulting, praticamente fornite consulenza al collezionista, che può essere privato, può essere istituzione? Sì, diciamo che tra i nostri clienti diciamo più importanti possiamo vantare il governo di Abu Dhabi, che ci ha affidato un progetto molto importante ad Abu Dhabi, proprio la creazione della collezione d'arte site specific per il nuovo campus della New York University a Saadiyat Island, quindi di fronte al Louvre. Questo, l'approccio ovviamente quando abbiamo un cliente istituzionale o un privato è diverso. Quello che conta sempre è prima di tutto fare uno scavo e cercare di capire qual è l'obiettivo del collezionista. In genere quando si rivolgono a noi perché hanno già fatto esperienza di acquisto e sono delusi perché la prova del 9 è quando, dopo aver comprato, ti affacci alla vendita e dici benissimo, però questo non mi piace più, e ti accorgi che improvvisamente quello che valeva oro non vale più niente. Ma perché è stato sbagliato l'acquisto? Sì, l'acquisto deve ubbidire a una serie di parametri. In arte purtroppo si tende a dire mi piace, seguo il mio gusto, ma io non riesco a comprare quello che non mi piace. Questo per carità è sacrosanto, però puoi scegliere quello che ti piace all'interno di una rosa di opere sicure, che se non hai la competenza per selezionare tu, devi affidarti a consulenti che selezionino per te. Il discorso dell'autenticità è un discorso importantissimo. Saper leggere il curriculum di un artista è una cosa importante e sofisticata, non basta. Ci sono fenomeni di mercato nell'arte che sono veramente sconcertanti. Ci sono artisti che hanno delle quotazioni incredibili, ma praticamente sono situazioni completamente costruite a tavolino, che non hanno un minimo di solidità. Di bolle speculative. Marketing. O di marketing, eccellente. Purtroppo sì. E quindi bisogna saper leggere il curriculum di un artista, bisogna saper leggere cosa è stato, cosa c'è dietro le presenze a una mostra, quali sono le mostre che valgono come investitura e quelle esatto. che non sono nulla. Quelle che sono solo righe di stampa. Sono Io direi stampa. Che ci troviamo in un mondo che è pieno di notizie, non ci sono mai state tante notizie come ci sono ora sull'arte, perché qualsiasi giornale fa una colonna sulle collezioni d'arte, sulle mostre, sull'exploit in asta di un'opera. Ma di fronte a questa enormità di dati c'è una carenza di lettura, cioè è impossibile che la persona che si occupa saltuariamente di arte sia in grado di leggere sotto le notizie, perché tutta questa abbondanza non fa che coprire la realtà dei fatti. Ma come si capisce una mostra che vale da una mostra, diciamo che ci sono dei diciamo che l'arte è, purtroppo è brutto dirlo, però l'arte è una grande passione ma è anche una scienza, ubbidisce a delle regole abbastanza esatte, dico abbastanza perché sono fluttuanti nel tempo a differenza di quelle scientifiche che hanno diciamo una durata più lunga, non assoluta nemmeno quello, ma almeno più lunga. E quindi queste mostre variano sicuramente le grandi manifestazioni internazionali come la Biennale di Venezia, Documenta. Si tende invece molto spesso da parte del collezionista a confondere la fiera con la mostra. Quindi vedere una cosa ad Art Basel, che è la più importante fiera al mondo, viene interpretata malamente come una presenza legittimata dal punto di vista culturale o artistico, quando non è assolutamente Dice così. Solo commerciale. Sono mercato ad alti livelli, ma sempre è mercato. È il gallerista che sostiene l'artista, lo sostiene bene, ma il fatto che venga sostenuto non è sinonimo di qualità, piuttosto che di durata dell'artista nel tempo, piuttosto che di un suo pensiero autonomo, perché il problema grosso è quello di trovare effettivamente
effettivamente il nucleo del pensiero dell'artista, cioè capire che cosa sta esprimendo. Se noi non capiamo che cosa sta esprimendo l'artista, se può dire tutto o niente, non c'è nessun messaggio che potrà mantenersi nel tempo, che potrà rendere lui stesso un artista che vale e che non sarà uno dei 100.000 che spariranno. Ecco, ma diciamo, per approcciarsi a questo mercato, perché poi diciamo c'è stato tutto lo sviluppo poi della figura dell'art advisor, eccetera, ovviamente ci sono opere che presuppongono di avere una disponibilità economica, sì, non certo. La mia, per esempio. Neanche la mia. Esatto, cioè sia l'istituzione, certo. Ma ci sono anche i privati che hanno tanti soldi, possono essere russi, americani, europei, cinesi, come citavate voi. Però c'è anche quello appassionato di arte che può costruirsi una collezione puntando, penso, sui giovani artisti, cioè spendendo forse meno. Ecco, come ci si approccia rispetto anche a quello che è la disponibilità economica del collezionista e in particolare all'interno di una banca, insomma, che fornisce questo servizio? Beh, intanto il nostro servizio è un servizio complementare a quello che è il servizio sul patrimonio finanziario del cliente. Noi siamo una banca private, la nostra clientela parte circa dal 1.000.000 di euro di portafoglio e questo comporta che abbia delle ricchezze in immobili, delle ricchezze in collezioni. Possono essere collezioni iniziate dal nostro cliente oppure ereditate, oppure una collezione che inizia per un interesse che deve essere supportato da uno specialista. Quello che noi offriamo è proprio questa presenza costante dello specialista che può supportare il cliente per una scelta consapevole. Poi alla fine noi non forziamo il cliente a prendere una cosa piuttosto che un'altra, gli facciamo capire quanto possa essere sostenibile ad esempio il prezzo di un'opera, quanto quest'opera ha mercato, perché anche questa cosa è importante, il sapere che se parliamo di blue chip piuttosto che di azioni diciamo così dal mercato assolutamente locale, c'è un grosso parallelo. L'artista locale che espone soltanto in una città o in una regione evidentemente avrà molte difficoltà ad essere ricollocato una volta comperato, quindi anche la notorietà dell'artista, la capacità di questo artista di esporsi su base internazionale è uno tra i tanti indicatori che possono far pendere l'ago della bilancia in una scelta, oltre ovviamente anche a tutti quei parametri a cui avevamo già accennato prima. Ecco, proprio tu hai parlato di emergenti, questo è un tasto molto molto pericoloso, c'è un po' il mito ormai di investire sugli emergenti, ci sono molte, addirittura delle fiere dedicate proprio all'affordable art, quindi alla portata di tutti. C'è molta mistificazione. Allora, l'arte è un investimento per ricchi, questa cosa va detta forte, non è un investimento alla portata di tutti, è un investimento per portafogli di un certo livello. Altrimenti, con 1.000-2.000 euro non si compra niente. Allora dobbiamo avere il coraggio di dire, purtroppo, che esiste un'arte di consumo. Esiste un'arte di consumo, cioè l'arte che tu ti appendi alle pareti di casa tua, te la godi, l'hai comprata perché ti piaceva, ma non la rivenderai mai e non esiste la possibilità che tu la possa rivendere. È come comprare un divano all'IKEA, non diventerà mai un pezzo d'antiquariato, lo butterai via quando ti sarai stancato di vederlo. Uguale. E qual è la soglia così che è difficile forse? In generale, diciamo, noi consideriamo al di sopra dei 20.000 euro, proprio come minimo. Anche per l'ideale sarebbe 50. Sì. No, non per emergenti. No. Diciamo che gli artisti emergenti noi tendiamo a non considerarli, purtroppo, se l'approccio del collezionista è quello di guardare all'arte come a un sistema di investimento. Noi cerchiamo di intersecare la curva di crescita dell'artista a un certo livello. Cioè deve essere già un po' emerso. Sì, deve avere comunque dei parametri di cui parlavamo anche prima, cioè di una certa conoscenza, di una certa diffusione dell'opera, comunque di una riconoscibilità dell'opera, che perché poi questi artisti se cominciano a fare un certo tipo di arte oggi, fra un anno ne fanno una completamente diversa, che riecheggia degli stilemi che sono già stati presentati sul mercato magari 20 anni prima, 30 anni prima, 10 anni prima. Lì evidentemente non c'è un percorso artistico che possa essere riconosciuto e quindi premiato, quindi l'artista in se stesso deve essere analizzato e deve essere seguito, non si può prendere l'artista al primo innamoramento, deve essere seguito, si deve capire che cosa fa, come lo fa, dove lo espone, da chi è sostenuto. E soprattutto l'arte contemporanea ha questo difetto, è un mercato indifferenziato all'origine ed estremamente differenziato alla foce.
Facciamo un esempio, quando noi vogliamo comprare un artista oggi sul mercato, le sue opere costano tutte uguali perché la quotazione avviene su una base ridicola al centimetro quadrato in pratica. Il mercato e la storia dell'arte poi diversifica enormemente, come ormai sappiamo, c'è l'Andy Warhol che può fare il top ten a un'asta e fare un risultato strepitoso, e c'è l'Andy Warhol seriale che rimane un'opera seriale. Quindi, paga centimetro quadrato? Purtroppo sì, c'è questo soprattutto per gli artisti emergenti, ma non solo, questo vezzo orrendo di quantificare l'arte in base alle dimensioni. Quando, come diceva... Però il prezzo del centimetro quadrato cambia, però. Assolutamente sì, però viene espresso... Non è standardizzato, no. 100 euro tutti, no? No, ci mancherebbe. Varia infatti in base a un coefficiente che viene riconosciuto e guadagnato da ogni singolo artista. Però è chiaro che se all'inizio, quando un artista produce le sue opere valgono tutte, mettiamo un 100%, vale X, e dopo 10 anni ce ne sarà soltanto uno di quelle opere che varrà qualcosa. Le altre probabilmente saranno opere seriali, che sono opere che hanno riecheggiato appunto una ricerca già fatta, conclusa e vecchia. Quindi scegliere bene. Sì, però bisogna affidarsi insomma a chi ti aiuta a scegliere bene. Sicuramente sì, bisogna affidarsi all'esperto, come in tutti gli investimenti, perché l'arte è un asset, un investimento, una ricchezza, e quindi non può essere soltanto un hobby. Nel momento in cui si spendono dei soldi, questi soldi si vuole ritrovare in un futuro, quantomeno come conservazione del capitale. Non stiamo parlando di speculazione, ma come conservazione è necessario fare delle scelte ragionate ed essere appoggiati da uno specialista, perché poi è molto difficile leggere questo mercato. È un mercato che si presta a molte... Sì, adesso ogni tanto il mercato dell'arte poi si inventa cose nuove. Abbiamo assistito alla vendita di questo busto di moschettiere di Picasso, che è stato venduto per quote. Quindi un'asta tipo eBay svizzera è stata venduta con 40.000 quote di circa 50 franchi. Quindi, quindi ognuno è proprietario di un pezzettino. Puoi acquistare un pezzettino di Picasso. Quindi, sì, come la multiproprietà delle case. Sì, però quest'opera è stata frazionata per 25.000 volte. Quindi è stata venduta a qualcosa come 2 milioni di euro. Però ogni proprietario possiede un 25 millesimo. E a chi lo vende poi questo 25? Allora, questa non è democratica. Questi sono i tentativi, secondo me, furbeschi di democratizzare l'investimento in arte. Quello che diceva prima, non funziona così. Bisogna avere un po' di soldi. Non funziona così, perché certo, nella migliore delle ipotesi, poi 50 euro diventeranno 100 o 150, però non è certo quello che ti cambia la vita. Allora è meglio andare a comprarsi un quadro così, che piace, almeno di 1000 euro, lo metti a casa, almeno fare a casa, fa arredamento. Esattamente. Ecco, però nei portafogli del private banking, ecco, quanto peso ha l'arte, e sta crescendo l'attenzione verso questo tipo di investimento? Allora, sta crescendo l'attenzione all'arte come asset, non cresce in maniera assoluta il peso dell'arte, ma ci si rende conto che l'arte è effettivamente un investimento e va trattata come tale, quindi va gestita, va protetta, va trasmessa in maniera corretta. Quindi quello che cresce è proprio l'atteggiamento più consapevole del collezionista o di chi ha ereditato grosse collezioni. Poi per il resto l'incidenza non più di tanto, perché teniamo conto che il mercato italiano è un mercato abbastanza periferico e non ha le potenzialità di spesa che hanno mercati emergenti con ricchezze emergenti. Quindi sicuramente direi che è rimasto inalterato forse il peso dell'arte nei portafogli dei ricchi. È cambiato l'atteggiamento probabilmente. Ecco, ma lei citava prima l'arte contemporanea, ma quindi che tipo di oggetti artistici sono più ricercati, al di là del quadro contemporaneo? Ma poi si cerca anche la scultura, si cerca qualcosa d'altro? Sì, la scultura sicuramente, la videoarte ha un settore molto limitato nel collezionismo, proprio per la sua fruizione legata alla riproducibilità attraverso un apparecchio che diventa obsoleto nel giro di qualche anno. Quindi ovviamente noi i primi esperimenti di videoart, che erano ancora basati su video col tubo catodico, che si immaginerei come è possibile pensare neanche di visualizzarle, non parliamo di commercializzarle. Non sono gestibili. Ovviamente, ecco, noi come consulenti tendiamo anche a offrire un'assistenza su tutto quello che riguarda
la manutenzione di un'opera d'arte. Le opere d'arte contemporanea sono fragili. Sono fragili perché mentre gli antichi maestri usavano dei sistemi consolidati e delle procedure consolidate di realizzazione, quindi l'olio veniva steso in un modo tale, lo si stendeva in quel modo da 700 anni e si sapeva benissimo qual era il comportamento dell'olio su quella tavola, eccetera, eccetera. Oggi un artista che ha usato i pennarelli su un supporto, un plexiglass, che si può immaginare il divario e i rischi dal punto di vista conservativo che quest'opera. Cioè, uno rischia di acquistare un'opera che dopo qualche anno fa, sì, come lo scontrino della lavanderia. Ma qui nasce e si innesca un problema ancora più grosso, cioè anche l'incapacità di definire cosa può essere sostituito e cosa non può essere sostituito. C'è una grossa indifferenza da parte dell'artista che non indica quello che si potrà sostituire. Pensiamo ad esempio ai video. Questo tubo catodico potrà essere sostituito o l'artista non riconoscerà più la sua opera. Ma la stessa cosa succede con opere che hanno componenti vegetali, deperibili. Certo. Ce ne sono moltissimi esempi e oltre alla difficoltà di restaurare queste opere bisogna capire se quest'opera poi è l'opera originale che l'artista ha creato, se avrà lo stesso valore e la stessa valenza. Perché si parla da tempo di un patentino dell'opera che dovrebbe accompagnarla, specialmente le opere fatte con determinati tipi di materiali, che dovrebbe indicare qual è la volontà dell'artista su quell'opera. Se ne parla ma non si fa, quindi è un ulteriore rischio nell'ambito dell'arte contemporanea. I materiali, la diversificazione dei materiali, la sperimentazione sui materiali sta portando rischi maggiori. Però diciamo che il collezionista oggi è più portato verso l'arte contemporanea a costruire le sue collezioni rispetto a quella che resisteva di più. Sì, assolutamente, sì, nessuno, adesso per carità, un fondo oro è una cosa assolutamente affascinante, ti ci puoi perdere, però è molto estremamente lontano dalla nostra sensibilità. Immaginiamo anche che l'età del collezionista oggi si tende sempre più ad abbassare. Un ragazzo di 20-30 anni è difficile che riesca a emozionarsi davanti a una pala del 400 o davanti, per non parlare dell'arte del 700. Ma soprattutto se la deve mettere in sala. Se la deve mettere, diventa un setto. Intanto l'arte è diventata sicuramente la frontiera del glamour. È molto molto affascinante nelle case importanti vedere certe opere. I collezionisti lo sanno, diventa, se era in passato uno status symbol, oggi lo è ancora di più. Sì. Quindi molto più dell'auto, molto o della barca, è veramente l'arte è veramente quello che sancisce l'ingresso di una persona nel mondo dei ricchi. Non definisce un'appartenenza. Definisce un'identità. Come una volta gli studi dei notai avevano, non so, le opere di Guttuso, le opere di De Pisis, quello avevano generalmente. Adesso i nuovi ricchi piuttosto che gli industriali, perché ci sono anche le collezioni fatte nelle industrie e presentate in fabbrica, ci sono le esposizioni in fabbrica, questo è un nuovo trend che dimostra anche un interesse diverso da parte dei collezionisti, cioè inserire l'azienda in un percorso di collezione è una delle novità forse a cui stiamo assistendo. Però effettivamente è l'opera che adesso fa ricco, fa status, probabilmente è il taglio di Fontana in un certo settore o è l'opera contemporanea in un altro settore. Quindi uno deve esporla a casa sua però per o nello studio, o nell'azienda. Certo, le aziende sono un altro gruppo dei nostri clienti ovviamente, e lì l'opera diventa estremamente funzionale anche alla veicolazione di un messaggio d'impresa. Ovviamente la presenza di un certo tipo di opere all'interno della sede di un'azienda trasmette un certo tipo di messaggio, l'attenzione alla scienza piuttosto che alla natura o anche al mondo contemporaneo. Quindi possono essere anche collezioni costruite tematicamente rispetto al tipo di azienda, certo, piuttosto. Sì, certo. Ma è molto più la collezione aziendale che vuole trasmettere all'esterno un messaggio, ma anche proprio di mecenatismo a volte, soltanto mecenatismo, oppure di attenzione verso una certa area, un certo territorio, una certa particolare tematica. Ad esempio il lavoro che noi stiamo facendo ad Abu Dhabi è stato proprio quello, è stato preceduto da anni veramente di preparazione scientifica, perché questa collezione
ci siamo messi a mettere a fuoco le keywords, le parole d'ordine intorno ai quali bisognava ruotare. Quindi queste opere alla fine ruoteranno intorno al tema del dialogo, perché questa è un'università frequentata da ragazzi che provengono da 100 paesi diversi, e quindi essenziale era il dialogo tra religioni diverse, tra situazioni culturali o sociali completamente diversi. E l'arte è un potentissimo mezzo di comunicazione. Quindi, ne abbiamo già parlato, quindi sono molti servizi aggiuntivi che potete dare. Insomma, anzi, nelle i servizi scelte sono importantissimi, non si può comprare e vendere soltanto. Pensiamo anche a come l'opera va mantenuta, come va assicurata, come va trasportata. Perché poi c'è anche chi magari lascia in custodia determinate opere, non le mette certo in casa. Sì, insomma, sì, poi c'è l'assicurazione, ci sono gli aspetti. C'è l'assicurazione a un rischio, perché un'assicurazione forte incendio a contenuto generico, ovviamente, non come è quella che ho io, però i miei quadri. Ma forse non ho Picasso non ho all'interno Picasso della collezione. Quindi. Siamo in chiusura, ma su chi puntereste adesso? Fare nomi forse è difficile, ma non si può. Ma io direi non nomi, ma opere di qualità. All'interno della produzione di vari artisti, ma sempre opere di grande qualità. Meglio comprare poco, comprare meno opere, ma opere di un certo livello. E io aggiungo comprarle bene, provenienza certa, venditore di grande statura, sempre avere l'autentica e avere una bella fattura in mano. Ecco, avere anche dei consulenti, insomma, preparati. Purtroppo non posso rivolgermi a voi perché ho sentito quanto ci vuole, non è ancora nelle mie disponibilità. Vi ringrazio, siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi ringrazio Marina Pizziolo di Art Consulting, grazie di essere stata con noi, ringrazio Maria Cristina Ragazzoni, Art Advisory di Banca Letti, del gruppo Banco BPM, ringrazio voi che ci avete seguito, vi ricordo che il contenuto di questa puntata sarà pubblicato su uno dei prossimi numeri di Asset Management. Alla prossima trasmissione.